siamo qui a Pergolan assieme al Lama Minyag Rinpoche e al suo traduttore Sebastiano. Un saluto a tutti e due innanzitutto. E noi volevamo sapere quali sono i principi che veicola il buddismo, i principi fondamentali. Buongiorno. Namege ane shungi an tsawa dawo de ane tachi kalawore ngaranzo lo nyi dong abja gi ngyo la an de ma chom de de ane jahar gi ane changjo ki. Per quanto riguarda il buddismo in Tibet, questo è giunto in Tibet grazie a re come Sotsang Gampo, che hanno accolto dei pandita, degli eruditi che provenivano dall'India, dove si è sviluppato il buddismo successivamente alla comparsa in questo mondo del Buddha Sakyamuni, che ha accumulato per eoni virtù tanto poi da manifestarsi in questa era come Buddha, che si è illuminato, e da lì sono stati esposti gli insegnamenti e sono stati tramandati e poi sviluppati da questi eruditi che l'hanno portati in Tibet, e lì hanno portato sia sutra che tantra grazie a appunto eruditi come Asanga, Nagarjuna e così via. C'è calore da che nambeghi shungi zawa daude da che tomba chonde di che daude. Ora, per quanto riguarda i principi fondamentali del buddismo, quindi del buddismo che proviene dal Buddha Sakyamuni, sono principalmente due, possono essere riassunti in due aspetti, ovvero l'aspetto della condotta come una condotta non violenta e di compassione per gli esseri, e quindi il punto di vista dell'interdipendenza. Niente, c'è che calore. Taji di tumo mai ben ambisciuna ta nessuno duio res. Per quanto riguarda la condotta, non vi sono grandissime differenze con l'approccio di molte altre religioni. Di base vi è un approccio di compassione, di amore verso gli esseri, di pratica della pazienza e così via, aspetti che possiamo trovare in moltissime altre religioni. La cosa che è caratteristica in specifico il buddismo è il punto di vista, che è quello dell'interdipendenza, e quindi un approccio alla realtà di tipo causale. Quindi il buddismo crede alla causa ed effetto, crede alla legge del karma, e per questo motivo invece non vi è una credenza di tipo teistica, quindi dell'esistenza di un Dio creatore, bensì appunto di cause ed effetto, quindi la causalità dell'esistenza.